molto spaventato questa rilettura dei testi che citava appunto qui. Io vorrei fare, prima degli altri, a proposito della mia posizione, una domanda a proposito di Odradek, che si pronuncia così, Odradek, ecco, Odradek non può morire, perché per morire ho capito io che è necessario agire, avere un'attività finalizzata, questo volevo sapere. Sì, il riferimento di Anna, molto pertinente peraltro, è a un altro racconto di Kafka, che nel testo incrocio con quello che vi ho appena descritto con la partenza, in cui il protagonista è, diciamo così, un essere inanimato che viene descritto anche abbastanza analiticamente da Kafka, difficile da immaginare, una specie, potremmo dire, quasi di burattino, costituito da pezzi di legno, da filamenti che consentono di muoverne gli arti, e di cui Kafka sottolinea soprattutto una cosa, che non può morire, e che anzi la cosa che il protagonista di questo racconto quasi con rabbia, con dispetto, deve constatare è che probabilmente lui morirà, il protagonista del racconto, e Odradek invece non muore. Ma perché non muore? Perché non vive. Questa poi è la risposta. Certo non muore, ma proprio perché non vive. E qui ha fatto bene Sergio a richiamare quell'altro racconto di Kafka, che è Il cacciatore Gracco, e cioè condannato a errare costantemente perché c'è stato uno sbaglio nella parte finale, quando insomma doveva morire, era arrivato il suo momento, e solo che l'imbarcazione che doveva portarlo nel regno dei defunti ha sbagliato strada, e da quel momento lui continua a errare senza posa ed è né vivo né morto, non ha uno statuto riconoscibile. E questa condizione è una condizione tutt'altro che positiva, cioè Kafka ce la indica proprio come segno della necessità di accettare ciò che siamo, segnati da questo limite invalicabile che è la morte, con la consapevolezza che davvero imparare a morire vuol dire imparare a vivere. Vi ringrazio molto, ci vediamo, speriamo presto.